molto difficile nella vita, come si modifica la nostra casa, un lutto, una perdita o la necessità di rinnovare la casa. Così come quando avvengono dei grandi cambiamenti interiori, noi abbiamo la necessità di modificare l'ambiente esterno, è vero anche il contrario, cioè che modificando gli spazi esterni che rappresentano la nostra identità, cioè la casa, che è una seconda pelle, si modifica il corpo, cioè i nostri ambienti interiori. Quindi ognuno degli ambienti che voi avete nella vostra casa rappresenta qualcosa, un aspetto del vostro sé, della vostra psiche. Ad esempio la camera da letto, o il bagno, o la cucina. Sono legati o l'accumulo in questi ambienti di tutta una serie di elementi che poi rappresentano una pesantezza interiore. Allora sappiate che agendo sull'ambiente esterno, intimo, che è la propria casa, avviene una modificazione interna molto profonda. Per esempio, bisognerebbe fare una lista di tutti gli ambienti principali della casa, come ho detto prima, stanza da letto, cucina, capire a livello psicologico profondo cosa rappresentano e poi iniziare a fare una pulizia profonda di quegli aspetti del nostro sé. E ci sono tre rituali molto importanti, Franco mi ha spiegato qual è il meccanismo cerebrale, neuronale, credo legato all'amigdala o al sistema limbico. Al sistema limbico sono tre rituali importanti, se vuoi. Selezionate gli oggetti che sono legati a delle pesantezze della vostra vita, delle relazioni e alcuni li regalate, li trasformate in un dono, altri li buttate, li liberate e altri li bruciate senza dar fuoco alla casa, possibilmente. Li bruciate vuol dire che date al fuoco, che è un elemento di purificazione, la cosa di cui volete liberarvi, avrete un impatto sulla psiche, sulla psicologia profonda, sullo spirito, sulla sfera emozionale enorme. Enorme.